ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video che vuole essere un mini tutorial per quanto riguarda questo make up che indosso oggi, molto alla veloce, vi dico la verità perché io vado sempre di fretta, non ho 2 minuti di tempo, quindi correndo però un po' di make up la mattina soprattutto va fatto. Quindi vi lascio al tutorial facendo delle piccole premesse, naturalmente le farò adesso e poi non le farò mai più perché altrimenti divento logorroica, patetica, noiosa e di quant'altro di negativo, e assolutamente questa non è la mia intenzione. Propongo questi make up su YouTube perché è una passione, il mio canale ha tante sfaccettature, quindi parlo un pochino di tutto, e il make up fa parte della vita, insomma, come si può pulire la casa, si fanno tante altre cose, anche il trucco, insomma, fa parte, per quanto mi riguarda, della mia vita. Quindi non sono una make up artist, non sono assolutamente niente, nessuno, non ho nessuna qualifica. Ci tengo a dire questa cosa perché bisogna sempre rimanere con i piedi per terra, un bagno di umiltà è veramente fondamentale per l'essere umano, quindi faccio queste premesse affinché da casa magari posso dare un'impressione sbagliata, dice ma perché si truccano davanti a una telecamera, non sono né make up artist, non sono assolutamente nulla, è solamente una passione, quindi questo per farvi capire che nessuno di noi deve prendere delle qualifiche o delle qualità che non abbiamo, esporle al pubblico così senza fare delle premesse, secondo me è poco umile. Quindi, siccome essendo una persona molto semplice e molto umile, è stato doveroso fare questo preambolo, diciamo così. Ma riprendiamo in mano la situazione, vi faccio vedere con le palette con cui mi sono truccata. Questa qui è precisamente l'Impressed Dupe di Beauty Glazed. E questa è un dupe di una palette che ora non ricordo, vi potrei dare un'informazione molto ma molto sbagliata, per cui per chi lo sa magari può lasciarlo nei commenti sotto, e così magari ne verrò a conoscenza anche io. Vi posso solamente garantire che è una palette veramente molto ma molto scrivente, ha dei colori fantastici, tant'è vero che è il dupe di una palette molto ma molto famosa, che ora però non ricordo. Ho utilizzato questa, poi ho utilizzato Festival, appunto Unicorn della Too Faced, che è veramente... questo è un gioiellino, è veramente un pezzo da collezione, e a parte il packaging che è qualcosa di eccezionale con tutti questi colori dell'arcobaleno, ma ha dei colori bellissimi. Io mi sono truccata con questo verde dorato, che è un colore molto ma molto particolare, associato con il rosa, vedete anche sulle labbra ho indossato il rosa, quindi il verde e il rosa è un'accoppiata vincente, a me perlomeno piace. Spero che questo video vi abbia dato compagnia, vi possa piacere, se così è lasciate un pollice in su, naturalmente iscrivetevi al canale, cliccate anche la campanellina e se vi va sono anche su Instagram. Quindi vi rimando al prossimo video, vi mando un abbraccio grandissimo e alla prossima, ciao ciao!